Salve a tutti amici di Professione LED, da poco abbiamo rilasciato il video nel quale vi abbiamo fatto vedere come dimmerare le strip LED senza fili, quindi con un telecomando senza fili, però quello era dedicato alle strisce LED monocolore. In tanti ci avete chiesto quando uscirà la versione per RGB? Allora noi l'abbiamo testata e adesso la metteremo online sul nostro store. Ve la facciamo vedere, ce ne sono due modelli. Allora, un modello che può andare nella scatoletta 503, ha un suo adattatore, quindi questo va nei due buchini della 503, quindi togliete la placchetta, nelle due viti che tengono normalmente la placchetta potete mettere questo accessorio qui, dopodiché a click potete mettere il controller, ok? Quindi questo è per scatoletta 503, assolutamente identico nel funzionamento, nelle funzioni e quant'altro, ma di grandezza diversa e con un attacco al muro differente, quindi non per scatoletta 503, ma per chi non ha la scatoletta 503 ma vuole avere comunque un controller da muro, c'è questo modello qui dove c'è sempre la possibilità di mettere questa placchetta al muro con gli stop e poi sempre col click agganciare clac, il connettore alla parete. Ok? Funzionano come potete vedere con batterie mini stilo, entrambi, due batterie mini stilo e due batterie mini stilo, quindi le possiamo trovare dappertutto. E adesso io vi faccio vedere come si accoppiano e come funzionano. Allora, diamo per scontato che il funzionamento di uno dell'altro è identico, non cambia nulla, cambia solamente la forma e il modo di installarlo. Quindi io per comodità proverò questo qui. Allora, in questo caso noi abbiamo accoppiato un controller RGB più bianco in modo tale da farvi vedere tutti gli effetti, ma questo prodotto qui va bene anche solo per l'RGB, cioè se ci si accoppia un controller RGB e siamo a posto. Allora, ovviamente abbiamo quattro zone, 1, 2, 3, 4. In ogni zona possiamo accoppiare infiniti control box. Poi abbiamo l'accensione on e off tutti insieme, quindi volendo possiamo, se abbiamo quattro zone separate, possiamo anche farle funzionare tutte insieme, oppure separatamente 0, 1, on, off. Poi abbiamo il white, quindi per fare il bianco si premerà qui, la M per i giochi di colore e poi abbiamo la S che è la velocità per i giochi di colore, si può fare più o meno luce, più o meno velocità dei giochi, perdonatemi. Qui abbiamo la dimmerazione o sul singolo colore o sul bianco e qui abbiamo invece i colori RGB, ma adesso lo vediamo fisicamente. Allora, per accoppiarlo, come sempre, diamo corrente e premiamo una volta il tasto on della zona interessata. Quindi io accendo ed ecco che la striscia farà dei lampeggi lenti. Quando ha finito di lampeggiare è accoppiata. Tanto che io posso spegnere, accendere, posso variare la luminosità del singolo colore che ho scelto, posso andare a scegliere il colore che più mi aggrada, non so, se scelgo questo lo voglio fare a metà, ecco qui, abbasso la, posso arrivare addirittura anche al minimo, ok? Per poi arrivare fino al massimo della luminosità. Voglio il bianco, ecco qua, va sul bianco e posso anche qui fare più o meno luce semplicemente con il tocco di un dito. Poi abbiamo i giochi, ovviamente. Anche qui basta andare, ogni volta che premo il tasto M farà un gioco associato. Come dicevamo prima, col tasto qui della S possiamo velocizzare oppure rallentarlo. Abbiamo anche un beep che ci segnala che stiamo facendo le giuste manovre sui pulsanti. Posso riandare poi al bianco. Posso cambiare i colori, posso fare dimmerazione e così via. Quindi, senza avere più il telecomando fisico, che a volte può essere difficile da tenere perché lo perdiamo, perché non ce l'abbiamo a portata di mano e quant'altro, o scatoletta 503, oppure da muro abbiamo il prodotto che anche senza, se non abbiamo la scatoletta lo possiamo applicare comunque sempre, ad esempio sopra i pulsanti, dove vogliamo. È un prodotto ben fatto, solido, robusto, l'abbiamo tenuto sotto controllo ed è veramente funzionale, funziona sempre, quindi ovviamente le batterie devono essere cariche, ma abbiamo notato che anche come consumo di batterie non è eccessivo, credo che queste batterie andranno cambiate dopo 1 o 2 anni, dipende poi sempre dall'uso che ne faremo, se siamo sempre qui a giocherellare con il nostro
controller, è normale che le batterie dureranno di meno rispetto magari a farne un uso meno intenso. Vi lasciamo in descrizione tutti i link di questi prodotti, quindi specificherò controller da muro, controller da scatoletta 503, la striscia, il controller che abbiamo utilizzato, il control box che abbiamo utilizzato, anche l'alimentatore e anche i jack per fare on-off e quant'altro. Vi faccio vedere anche come disaccoppiarlo, molto semplice. Prima per accoppiarlo abbiamo fatto una volta la pressione del tasto on della zona interessata. Togliamo la tensione e la rimettiamo. Pressione lunga, fa dei lampeggi più veloci. Ed è disaccoppiato, non funziona più. Ok? Se adesso spengo e riaccendo, pressione breve, fa dei lampeggi più lenti, finito di lampeggiare così lentamente, è nuovamente funzionante. In descrizione, vi dicevo, trovate tutti i link dei prodotti. Se avete delle domande in merito, scriveteci dai commenti di YouTube oppure a info@professionelet.com. Non dimenticatevi di lasciarci un like se vi è piaciuto il video.